Ciao, eccoci qui per girare un video trucco. Vi faccio vedere prima di tutto quello che ho già messo. Creme viso. Sto provando questa crema viso del marchio Collagen, che è un kit, un mini kit preso da Douglas. Come creme mi piacciono, sono idratanti. L'unica cosa che non so se a tutti piacciono è che la crema è profumata. Quando la si mette si sente questo sentore di profumo. Personalmente dopo, durante il giorno, non la sento più, però di base, prima applicazione, io sento il profumo. Prodotti Dior utilizzati: ho utilizzato il fondotinta Forever Skin Glow nella colorazione 2N, due correttori sempre della linea Forever Skin Corrective nella colorazione 2N e 1.5N e il mascara per sopracciglia nella colorazione 03. Cipria Huda Beauty Pancake, marchio Douglas primer per l'ombretto, contouring, prodotti di Rare Beauty. Ho provato lo stick, io utilizzo questa colorazione e devo dire che come prodotti li trovo ottimi, tutti e tre sti, terra diciamo, blush e illuminante. Come stick per la terra ho la colorazione Bridget Side. Lo passo un attimo qui e un attimo qui e lo sfumo facilmente con il pennello. Per quanto riguarda blush e illuminante ho utilizzato questi due. Illuminante ho la mini taglia, blush ho utilizzato l'unico blush in full size che ho di Rare Beauty, perché ne ho altre colorazioni ma sono in mini taglia. Un consiglio: quando, specialmente sotto il periodo di Natale, quando escono quei kit che di solito si fanno a Natale, di solito c'hanno dentro le mini taglie. Se trovate questo prodotto in mini taglia, io vi consiglio di prendere la mini taglia, per il semplice fatto che dentro c'è meno prodotto. Il prodotto è ottimo, mi piace utilizzarlo, ne basta mezza goccia e si riesce a sfumarlo, ma vi devo dire che questo prodotto di questa quantità rispetto alla mini taglia non lo finirò mai. Comunque la colorazione è Encourage, questo qui del blush, mentre questo è l'illuminante. E anche l'illuminante, per noi che abbiamo qui i segni, ci può stare, è un buon illuminante che non enfatizza i segni. Per quanto riguarda trucco occhi, utilizzo la palette di Natasha Denona, questa qui, I Need a Nude Palette, e ci aggiungo dei glitter di Moolak. Arcata sopraccigliare, inizio con il colore più chiaro della palette, Fair. Sfumatura più ampia, questo colore qui, Mesh, questa scritta qui, questo nome qui. Vedete che come colorazioni si sfumano veramente molto bene. Sfumatura qui di precisione nella piega, utilizzo questo colore. Ne riprendo un altro po' perché lo vedo veramente... pensavo che scrivesse di più, perché dipende anche da questo tipo di pennello, che è un po' particolare come pennello, ha poche setole ed è molto, molto pieghevole come pennello. Vedete che per fare l'ombreggiatura qui ci sta e mi dà più profondità rispetto a qui che devo ancora fare. Parte luminosa, parto qui davanti con questo colore Shein. Ci faccio due strati, ma come avete notato già il primo strato ha scritto. Parte centrale,
ci metto questa colorazione. Vedete che è messa sull'occhio, sì, si nota questo centro che è un po' il colore più scuro, però guardando la cialdina forse me l'aspettavo anche più scura. Parte qui esterna ci provo con questo colore, è scuro però fa parte dei luminosi. Visto che è un colore luminoso ci sto facendo vari strati, perché di base questi colori luminosi fanno più fatica a dare profondità. Parte sotto ci metto questo colore. Vedete che si nota appena, però ci sta anche per il mood della palette che è sui nude. Per dare un po' di luminosità qui nell'angolino utilizzo questo colore. Prima di passare ai glitter, per il semplice fatto che se faccio il contorno dell'occhio con le matite sposto i glitter, per cui prima ci faccio il contorno dell'occhio, ho deciso di utilizzare due cupi Arts, quello verde e quello giallo. Quello verde lo metto anche qui, proprio all'esterno qui dell'occhio, giusto per dare profondità. Quello giallo lo utilizzo qui. Passo ai glitter, li prendo con le dita e prendo questa colorazione che di base è sui toni del verde. E il picchietto qui in centro, un po' su tutto il look, giusto? Non si appiccicano. Li ho ripresi, vedete che sulle dita c'è il prodotto, però mi dà l'impressione che faccia un po' fatica. Sì, qualcosa si appiccica, adesso me ne accorgo. Però prima mi aveva dato l'impressione che non si togliessero dal dito. Vedete, questo sarebbe un po' il risultato. Vedete, specialmente qui nel centro si nota un po' più di luminosità rispetto al cupo che si nota di qua. Mascara, c'ho la mini taglia di Kylie Jenner e utilizziamo il Kylie Lash. Questo è lo scovolino di questo mascara, anche se io ho la mini taglia, la full size ha lo stesso scovolino. Vedete che come mascara, secondo me, è un ottimo prodotto. Per quanto riguarda gli occhi, questa sarebbe la mia proposta in questa realizzazione di questo look. Passo alle labbra. Per quanto riguarda le labbra, una combo di Kiko. Allora, della collezione permanente, la matita automatica labbra 404 e il rossetto numero 01 della collezione autunnale 2023. Questa combo mi piace perché dà quell'effetto di contorno più scuro e interno più chiaro. Per questo video trucco, questo sarebbe il risultato che ho ottenuto oggi. A me piace. Look luminoso, naturale. Siamo sui toni del naturale anche sulle labbra, per cui diciamo che sono quei classici look
che per me fanno quell'effetto eleganza, per cui a me va bene questo risultato di questo look. Ok, ci vediamo nel prossimo video, ciao!